Altro appuntamento con la rubrica Un caffè con, rubrica social creata dalla società Crotone Calcio per tenere a stretto contatto calciatori e tifosi. L'ospite di questo caffè è stato Alessio Tribuzzi, che in diretta Instagram si è intrattenuto con i fan, rispondendo alle loro domande e alle loro tantissime curiosità. Tanto affetto e tanti attestati di stima per lui, che nel giro di pochi mesi è entrato nel cuore dei tifosi a suon di ottime prestazioni. È un gruppo spettacolare, siamo bene insieme, e ci divertiamo, scherziamo. È un gruppo di, oltre che ottimi calciatori, è un gruppo di bravi ragazzi, e diciamo che su questo secondo me sono stati bravi anche i giocatori che già stavano qua da parecchi anni, anni nuovi, a farci sentire subito, diciamo, a casa. Il primo col Messina, perché comunque era la prima partita di campionato, era il mio primo gol, e quindi diciamo quello, cioè, me lo ricorderò sempre, secondo me. Vabbè, il mio idolo è Francesco Totti, cioè non può non essere lui. Sono di Roma, cresciuto a Roma, romanista, e il mio idolo è sempre stato lui e sempre sarà lui. Riguardo il gruppo, lui è la figura, è il capitano, è una persona d'oro, proprio passare bene tutti, a noi a livello di squadra. In casa Catanzaro invece è stato il turno di Brighenti per rispondere alle domande della stampa in previsione dello scontro diretto Pescara-Catanzaro. Devo essere sincero, nel senso, i presupposti per fare questo tipo di campionato secondo me c'erano, li avevo percepiti nel momento in cui sono arrivato quest'estate, ed ero fiducioso sul poter fare questo cammino. È vero poi che avremmo dovuto poi vederlo sul campo, no? Quindi non era assolutamente scontato. Sono numeri importanti, però non voglio essere banale, ma è tutto relativo, nel senso che manca ancora il cammino, ancora lungo, e dobbiamo, la parte difficile diventerà cercare di mantenere sempre questi numeri fino alla fine per fare un campionato straordinario. Sì, questa per noi diventa una sfida determinante, no? Sappiamo che dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile, perché come hai detto tu stiamo facendo qualcosa di importante, ma siamo pur sempre là, quindi non possiamo permetterci di abbassare la guardia in nessuna partita. Ora abbiamo uno scontro diretto che è sicuramente importante, ma come quindi lo sono tutte le altre partite, perché non possiamo permetterci di lasciare punti per strada, perché il campionato è in avanti, dove siamo noi è equilibrato. Ma ho cercato di mettermi subito a disposizione della squadra, del mister, dei compagni, e penso che un giocatore, quando arriva in un ambiente nuovo, ma che è consolidato, diciamo, da qualche anno, debba entrare in punta dei piedi e piano piano cercare di ritagliarsi il proprio spazio. E sono contento di quello che stiamo facendo, della sintonia che abbiamo trovato con i compagni di reparto, ma con tutta la squadra, nel senso, è una cosa importante che penso si veda anche poi in campo a livello di gruppo, proprio di tutta la squadra.